Grazie ragazzi, finalmente vi mostro la macchina Cecotec, che è il modello Cumbia Power Express, come al bar. Adesso vi faccio vedere come faccio il caffè. Allora, innanzitutto ho messo la spina, adesso accendiamo. Eccolo qua, adesso lampeggerà finché non si riscalda la macchina. Allora, nel frattempo che si riscalda la macchinetta, iniziamo a preparare il caffè qui dentro. Prendiamo il caffè in polvere, qui c'è il misurino. Andiamo a riempire con il misurino in dotazione e poi con questo lo andiamo a schiacciare per avere una tostatura del caffè perfetta. Dopodiché lo metteremo nella nostra macchinetta. Ecco qua, ha finito di lampeggiare, la macchinetta già è riscaldata, infatti va a riscaldare anche qui sopra per mettere le tazzine, proprio come al bar. Adesso prendiamo la tazzina, mettiamo qui sotto e andiamo a schiacciare il bottone per il caffè. Automaticamente si stacca da sola ed ecco pronto il caffè. C'è un profumo pazzesco. E adesso proviamo invece a fare un caffè macchiato. Quindi adesso prendo del latte e vado a fare la schiuma con questo di qua. Giro la manovella di qua qua il latte bollente. Praticamente adesso o aggiungiamo il caffè qui per fare appunto un cappuccino, o comunque mettiamo un po' di latte nel caffè per fare un caffè macchiato. È davvero eccezionale questa macchina di Cecotec, davvero ve la consiglio, vi lascio il link qui sotto per poterla acquistare. Davvero vi fa il caffè proprio come al bar, è davvero eccezionale, io ve la straconsiglio. Un'ultima prova che vi voglio far vedere, appunto questo di qua che va a uscire l'acqua calda. Praticamente quando dobbiamo fare una tisana o magari un tè non c'è bisogno di andare a riscaldare l'acqua, perché praticamente questa macchinetta va a fare appunto anche va a erogare l'acqua calda per il tè, la tisana, quindi è davvero bellissima. Praticamente andandola sempre a riscaldare basta schiacciare questo pulsante, mettere il bicchiere ovviamente sotto questo serbatoio e si andrà a riempire con l'acqua calda. Vedete il vapore? Proprio caldissima. E poi possiamo spegnere quando vogliamo, la quantità desiderata.